Salve a tutti ragazzi, bentornati in un altro episodio di Pokémon Super Mystery Dungeon. Andiamo avanti, che siamo rimasti al capitolo 16, dove praticamente ci ha attaccato Nuzleaf con i Veltal. Vediamo che cosa ci aspetta ora. Sembra una cosa abbastanza interessante. Aspettate, spostiamo un po' il microfono così si sente meglio. Ok, così dovrebbe sentirsi un po' meglio, intanto aumenterò l'audio. Ma che succede? È venuto buio all'improvviso. E quello cos'è? Questo è un avvertimento per tutti i Pokémon del mondo. Io sono i Veltal, il distruttore. Il figlio dei... il flagello dei Pokémon. Non il figlio. Il distruttore. Il flagello dei Pokémon. Ora assisterete a una dimostrazione del mio potere. Tremate, Pokémon. Il mondo del nulla vi attende. Assorbirò le vostre energie vitali. Eh? Cosa? Qua sta succedendo qualcosa di molto interessante, devo dire. Non crediate di potermi sfuggire. Ovunque siate. Ovunque andiate. Io vi troverò. E vi farò sprofondare nel nulla. Preparatevi. Preparatevi, il vostro destino è segnato. Tremate di terrore. Kyogre non se ne sbatteva il cazzo. Oh, aspetta, Arceus. Abbandonato in speranza, o voi che entrate. Non avete scampo. Ma come, Arceus, te sei il dio di Pokémon e permetti questo? Cioè, no. Dopo quel terribile avvertimento, i Veltal e Nuzleaf iniziarono a petrificare i Pokémon uno dopo l'altro. Nessuno poteva nascondersi e sfuggire al suo temibile potere. In un attimo centinaia di Pokémon diventarono statue di pietra. Qualche giorno dopo, in cima al Monte delle Rivelazioni, cioè dove noi tecnicamente saremmo ancora dallo scorso episodio se non erro. What the fuck? Hanno prosciugato la pozza! Allora è vero, non è rimasto più nulla. L'acqua della luce è stata completamente risucchiata. Se penso che Teo era la chiave di tutto, sapevo che era un essere umano, avrei dovuto capire. Che ingenuo sono stato. Ah, è vero, devo parlare con l'accento francese, scusatemi. Non biasimarti, ne sapevamo troppo poco su tutta la faccenda. Quando abbiamo cominciato a capire, era già troppo tardi. Però grazie a Teo abbiamo capito molte cose. Tra l'altro, non ho ricevuto notizie dal team delle antiche rovine. Probabilmente sono stati trasformati in pietra anche loro. Allora, Ampharos, che si fa? Sembra che del gruppo investigativo siamo rimasti solo noi due. Spur, sei tu? Tutto bene, com'è la situazione al villaggio? Purtroppo sono diventati tutti di pietra. Sono rimasta solo io. E adesso? Cosa facciamo adesso? La situazione è preoccupante, è vero. Ma stai tranquilla, troveremo una soluzione. Davvero? I tuoi poteri telepatici sono stati di grande aiuto. Grazie a te abbiamo saputo cosa è successo qui. Certo, ci sono ancora molte cose che ignoriamo. Ma continueremo a indagare. E quando saremo pronti affronteremo i Veltal e gli altri. Ce la faremo. Salveremo il nostro mondo. I Pokémon di Borgo Quieto. Teo e tutti gli altri. Espur, possiamo contare su di te e ci aiuterai? Io non ho nessun posto dove andare. Scusate, mi è venuto il francese che non era. Se c'è un modo per salvare Pokémon sono per voi, grazie a tutti. Questi avvenimenti ci hanno sopraffatti, ma troveremo il modo di rimetterci in piedi. Sì, ce la faremo. Ne sono sicuro. Yeah, tutti quanti quindi si mettono d'accordo. Salviamo e continuiamo l'avventura, anche perché sì, dato che... Cosa continua dato che siamo pietrificati? Non ho ben capito cosa potrebbe essere. Capitolo 17, il mondo del nulla. Uela, già questo nome mi pare molto e molto carino, scusate, non cammino. Ok. Dove siamo? Ma dove? Riolu! Teo. Ma che cosa?
Guarda, Teo! Dove siamo? Cos'è questo posto spaventoso? Non ho idea. Fa venire i brividi. Ma come siamo finiti qui? Ah, ma certo, ora ricordo. Nazlaf ci ha trasformati in pietra. Ma... dove siamo? Non capisco. Forse tutti quelli che diventano di pietra finiscono qui? Non ne ho idea, ma se è così... dove sono Arcen e gli altri? Rekow, Suicune e anche Crocodile. Non ci posso credere, è stato Nazlaf. C'era lui dietro tutto questo. È uno di cattivi. Oh, Teo, pensa che ti ha mentito fin dall'inizio. Che rabbia. Però, perché Nazlaf vuole trasformare i Pokémon in pietra? Ah, che rompicapo, non ci capisco niente. E questo posto terribile, mi sento proprio a terra. Accidenti, cosa possiamo fare? Ci sono troppe domande senza risposta in questa storia. Ma è inutile che stare qui a rimuginare. L'importante adesso è trovare il modo di andarcene di qui. Ok. Riolu. Sì, lo so, non dobbiamo arrenderci. Non dobbiamo perdere le speranze. Mai e poi mai. Ok, quindi depositiamo e prendiamo gli strumenti. Non so cos'ho. Ho ancora molti strumenti, quindi mi va più che bene. E dobbiamo andare avanti. La strada è bloccata a un masso, da qui non si passa. E infatti ho sbagliato subito strada. Allora, andiamo di qua, proseguiamo, sì. Landa Infernale, piano 1. Il nome non molto promettente, devo dire, però devo... Oh, no, cos'è? No, è un... ok, è un Sanchez. Non riuscivo a capire, scusate, ero un attimo confuso. Allora, piano 2, ci siamo già arrivati. Purtroppo le scale non penso che saranno così immediate come speriamo, ma vabbè. Penso che la videocamera stia registrando anche male. Ok, allora, devo dire che tecnicamente questo dungeon non è difficile. Landa Infernale è molto semplice, il problema è che il livello dei Pokémon è abbastanza elevato e quindi bisogna stare un pochettino attenti. Detto questo, stiamo attenti. Allora, perché Riolu si è messo dietro non lo so, ma così non mi aiuta, perché... No, vabbè, abbiamo messo KO. Super efficace. Tentenna, che bello. Ho sbagliato, assolutamente. E ora lo accerchiamo. No, ho sbagliato Riolu. No, vabbè. Mi aumenta di potenza pistolaco, quindi perfetto. Allora, stiamo attenti, vieni qua avanti. Peccato che non sono riuscito a colpirlo. No. Ok. Dunque, se ci sbrighiamo. Allora, come vi stavo dicendo, le zone sono abbastanza elevate. Ai. E quindi non c'è un grosso problema nel trovare le scale. Potete vedere, però, sono solo gli attacchi di alcuni Pokémon che fanno abbastanza danni, soprattutto se io sono un Pokémon tipo acqua e lui è un Pokémon tipo elettro. Detto questo, sono riuscito comunque ad arrivare alle scale senza evitare... no, evitando molti problemi. Dove siamo? Sembra una grotta. È tutto buio, non si vede niente. Tri-tri. Ma questo suono... il gadget jeep? Teo tira fuori il gadget jeep. Pronto? Mi sentite? Ah, Deden, sei tu? Ti sentiamo. Riolu, sei tu? Sì, e c'è anche Teo con me. Anche Teo? Ah, bene. Deden, dove sei? Forse siamo vicini. Continuate a camminare. Ok. Salviamo il gioco e continuiamo l'avventura. Ovviamente, così almeno scopriamo dove sono. Ah! Deden, e Meowile? Ah, bambini, state bene, che sollievo. Però se siete qui significa che... sì, sono stati trasformati in pietra, come noi. Come voi? Sì, siamo stati trasformati in pietra alle antiche rovine. Davvero, degli strani Pokémon ci hanno presi di sorpresa. Le luci sulle loro dita hanno cominciato a lampeggiare e un'ombra nera ci ha assalito. Siamo stati petrificati in un istante.
Teo, credi che... Sì, devono essere Beaiem. Ma non capisco. Quindi anche loro sono in grado di petrificare i Pokémon. Ma voi sapete perché ci hanno petrificati? No, sappiamo solo che ci troviamo nel mondo del nulla. A quanto pare è qui che finiscono i Pokémon petrificati. Davvero? È scritto su queste pareti. Sono antiche iscrizioni. Poche glifi. Questo è il mondo del nulla. Qui viene imprigionata l'energia vitale di Pokémon trasformati in pietra. È vero, c'è scritto qui. Ma tu riesci a leggere i pochi glifi? Sì, non so come sia possibile, ma riesco a leggerli senza problemi. Incredibile, ci ho messo di giorni a decifrarli e tu leggi così come se niente fosse. I nemici che si incontrano nel mondo del nulla non sono reali. Sono dei semplici illusioni create dall'odio. Per poter lasciare questo luogo bisogna avanzare e sconfiggerli. Oh, i Pokémon che vediamo qui sono solo delle illusioni? Ma come queste scritte sono qui? Sono iscrizioni molto antiche, non siamo i primi a essere stati petrificati. Altri Pokémon sono stati qui prima di noi e hanno lasciato queste iscrizioni. Insomma, se i Pokémon petrificati finiscono qui, anche i nostri amici devono essere qui da qualche parte. Ho cercato di mettermi in contatto, ma a quanto pare non riesco a coprire grandi distanze. Allora, quindi a sto punto abbiamo scoperto che i Pokémon sono delle illusioni. Perfetto. Quindi sicuramente ora dovremo proseguire. Questo posto è spaventoso, mi sento triste, scoraggiata, sono contento di avervi ritrovati. E che io e te non siamo resi e siamo andati avanti, però... Riolu, altri Pokémon in passato, lontano, sono stati qui e hanno lasciato queste iscrizioni. Perché? Pensaci. Sicuramente volevano avvisare altri Pokémon trasformati in pietra. Hanno scritto queste cose sperando che altri nella loro situazione le leggessero. E perché secondo te? Perché volevano farci sapere che esiste una via d'uscita. Allora, non dobbiamo disperare. Sì, ma certo, è così. Ci sono ancora speranze. Teo, sono proprio una fifona. Non faccio che lamentarmi, scusami, però adesso va meglio. Forza, in marcia, c'è ancora molta strada da fare. Dobbiamo cercare gli altri e andarcene da qui. Insieme a tutti i costi. Esattamente, quindi ho abbastanza strumenti e... Io posso scegliere una squadra? Forse sì, attenzione. Attenzione, attenzione, che sembra che possa sceglierla. Quelli con il filtro giallo sono cosa? Quelli che posso usare? Ah no, questa è la squadra delle missioni, niente. Mi sa proprio... Allora, aspettate. C'è essere una via d'uscita e probabilmente è di qua. Vuoi proseguire? Sì. Decidi i membri della squadra e parte all'avventura. Beh, io scelgo Meowth, che dovrebbe essere più forte. Eh sì, livello 50 contro Deden, che era al 30 e passa. Allora, possiamo proseguire. Ok, mi sono dimenticato di cliccare parte all'avventura. Quindi riscegliamo i membri. Ah, comunque Deden è al 39, nemmeno troppo distante. Ok, partenza, andiamo. Ora, non so esattamente quanti piani ci saranno anche qui, però lo scopriremo. Ehi, belle le ostre. Cos'è quel coso? Ah, è un Lickitung, ok. Ma siamo tutti insieme alla fine, devo solamente scegliere chi doveva diventare compare con me. Bene, molto interessante. È resistente questo Lickitung, a quanto pare. Olè, chi è che cerca di attaccare dalla distanza? Sneasel, no use. Utilizzo Ferrartigli, che dovrebbe essere super efficace. Rotonda non funziona e raggio scossa sì invece. Ok, mi utilizza provocazione. Quindi, andiamo avanti. Proseguiamo. Ah, giusto qua, adesso che c'è l'acqua io posso anche andarci sopra. Andata bene, proseguiamo. Nella grotta del baratro, piano 2. Aiaiaiaia, piano. Scemo pagliaccio. Guarda che pezzo di infame. Munna infame proprio. Che schifo i Munna. Guarda come tutti li attacchiamo. Cos'è? No? Vuoi proseguire? Ok. Piano 3? No.
smettila di attaccarmi. Lizza. Dai, 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 dai. Togliamoci anche Sneasel dalle palle. Ok, Sneasel è andato. E comunque ci sono un sacco di strumenti, ad esempio. Cos'è? Ah, infame. Dannato ditto. Ecco. Attaccato quelli sbagliati, però vabbè. Ok, abbiamo messo KO. Aspettiamo che ritornino normali. Ok, tutti normali di nuovo, perfetto. E andiamo a cercare di nuovo le scale. Yeah. Eccole qua. Quando si dice il culo. Grotta del Baratro, piano 4. Questa è una fortuna sfacciata, proprio vergognosa. Quindi proseguiamo al piano 5. Ogni tanto bisogna avere un po' di culo, anziché litigare sempre con i giochi. No! Guarda, proprio è già lì che attacca. Ok. No, no, non farmi sbadigliare, non farmi sbadigliare. Facciamo così. Dividetevi. Cioè, separiamoci, così almeno io mi addormento, voi potete attaccare. Porygon utilizza magneta scesa. Ehi. Ok, tanto Munna ci saluta. Ecco, io mi addormento. Oh, grazie, Mewile. Niente. Non lo prendo nemmeno per sbaglio. Deden si è addormentato, scusi, vorrei svegliarsi ora. Ok, si è risvegliato, di qua non c'è niente, strada chiusa. Torniamo indietro. E andiamo dall'altra parte. Andiamo sotto. Oh no. Gelodenti. Tentenna, che culo. Che culo, doppio tentennamento? No, stavolta non è andata bene. Utilizzo un Revital Sememini per fare tornare in salute il mio buon Totodile. Per una volta che lo devo attaccare non attacca, non ho capito bene questa cosa però. Pistola qua! Bene, andiamo. Ok, allora. Sì, qua ci sono le scale. Qui se tengo premuto B e evito di guardare cosa succede posso andare anche alle scale? Sì. Ok, sesto piano. C'è un bel Lickitung là. Non mi è andata benissimo. Ecco, super suono anche Ariolo. Vabbè, perlomeno ci ha messo KO. Non ha funzionato, che culo. Ok, finita la confusione, possiamo andare avanti. Scale, scale, scale. No, no, Lickitung, stai dove sei, che nessuno ti vuole. Eccoci qua, al piano 7. Allora, Grimer Pappa, no grazie, direi. Scale. Proseguiamo, sì, subito. Oh, è già finito? Bene. Guardate, delle altre iscrizioni antiche. Riolu, puoi leggerle? Sei più veloce tu. Subito. Allora, vediamo un po'. Dunque, vediamo. Abbiamo scoperto perché i Pokémon diventano di pietra. La causa di tutto è la materia oscura. La materia oscura? Poi dice, la materia oscura assorbe l'energia vitale dei Pokémon trasformandoli in pietra. In questo modo si alimenta e cresce. Più Pokémon petrificati, più si espande e più diventa potente. Che vuol dire? Che sei stupido. Secondo quello che è scritto qui, il fenomeno delle petrificazioni di Pokémon è dovuto alla materia oscura. Ma sono stati Nuzleaf e Velta a petrificarci. Cosa c'entra la materia oscura? E che genere di creatura sarà? Un Pokémon come noi? Non lo so, è la prima volta che ne sento parlare. Aspettate, là ci sono delle altre iscrizioni. Fate attenzione alle ombre del nulla. Esse possono... Oh, la frase è incompleta. Che la scritta doveva avere molta fretta, oppure qualcosa gli ha impedito di finire. Ma cosa sono le ombre del nulla? Dice che dobbiamo stare attenti. Materia oscura, ombre del nulla. Ah, non capisco niente. E ho una brutta sensazione. E un momento, forse sto per darvi una buona notizia. Ah, sì, sì, vicinissimi. Bene, meno male. Ah, ma forse... Sì, esatto, di qua. Ehi, c'è Bisel! Amici, siete qui! Bisel!
E i ragazzi li abbiamo trovati, sono tutti qui. Quindi... Ecco anche Bunnelby. E Arcen, tutti quanti, siamo quasi tutti riuniti, a parte... Giraci e Ampharos, che loro non sono stati pietrificati, non si sa per quale oscuro motivo. E qua intanto siamo tutti felici e contenti. Capisco allora, i Pokémon trasformati in pietra finiscono in questo mondo. Quindi non siamo proprio sani e salvi, come ha detto The Den. In realtà siamo ancora in pericolo. Lo sentivo che c'era qualcosa che non andava. Comunque, sono felice che siamo di nuovo tutti insieme. Adesso mi sento più coraggiosa. Giusto. Il team inseguimento Crocodile e di quello delle antiche rovine sono riuniti. Forza, procediamo tutti insieme. Ora che siamo ritrovati, riusciremo sicuramente a uscire da qui. Sono fiduciosa, non arrendiamoci. Yeah, guardate come tutti festeggiano. Bum 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 bum. Oh oh. Questo non penso che sia una cosa positiva. Ok. Dunque, io penso per il momento di terminare qui l'episodio. Io spero che questa parte vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Noi ci rivediamo alla prossima parte. Un saluto a te, un po' di mi piace e il link nella descrizione per i vari social. Ciao.